Il Festival Etno Jazz Suoni, giunto alla 16ª edizione, naviga a vele spiegate. La manifestazione, organizzata dalla Proloco Cittadina con direzione artistica di Gerardo Bonifati ed inserita nel brand Castrovillari Città Festival. Ieri sera, nella corte del Castello Aragonese, Pat Girondi e Orphan Dream Band hanno offerto una serata scoppiettante grazie al vulcanico cantautore italo-americano nato a Chicago con origini pugliesi, precisamente della città metropolitana di Bari, Modugno. La sua voglia di cantare la si deve a suo nonno Rocco, che nel 1913 partì da Napoli alla volta dell'America per diventare un cantante lirico e affermarsi nel campo musicale. Mio nonno Rocco, negli anni 30-40, ovviamente non stavo, emigrò, si dice così, emigrò negli Stati Uniti per cantare la lirica. Alla fine della vita sua ha cantato in qualche club, qualche bar, andavo io certe volte con lui e cantava canzoni irlandesi, italiane, diverse cose. E forse, come dici tu, ero nato con queste idee di cantare. Invece io non canto la lirica, canto un po' rock, blues di Chicago. Protagoniste delle sue canzoni sono le storie di chi combatte la propria battaglia contro malattie rare, contro il sistema sanitario farmaceutico. Tutti i CD nostri si iniziano con orfano, orphan soul, l'anima dell'orfano, viaggio dell'orfano, guarigione dell'orfano, speranze dell'orfano e ritorno dell'orfano. Orfano negli Stati Uniti vuol dire malattia raro, non vuol dire orfano. Perché le casse farmaceutiche fanno orfani delle persone con le malattie rare perché non c'è soldi per fare terapie per malattie che hanno pochi pazienti. È una canzone in italiano, è stata dedicata proprio a chi combatte contro le malattie rare. Noi manderemo via questa malinconia, siamo in cerca della nostra libertà. Negli Stati Uniti, grazie alla sua popolarità, Girondi ha raccolto tra album e concerti oltre 50 milioni di dollari per la ricerca medico-scientifica a favore dell'anemia falciforme, della talassemia e di altre malattie rare. E allora io ormai da 29 anni più o meno che sono dedicato di queste malattie rare. Tramite la musica e altro abbiamo alzato un 50 milioni di dollari che è andato tutto dentro la ricerca. L'Italia è un grande paese per ricerca, per esempio avete il CSS vostro, Franco Locatelli, un caro amico mio, c'è Lucio Luzzatto. E sono stato un po' fortunato nella musica e speriamo di portarlo pure per le malattie rare. In bocca al lupo. Crepe. Oh no, vive! Scusate. I did my best.